Benvenuti ad una nuova puntata di Affidea Health Sound, il programma dedicato alla salute e alla prevenzione grazie alla collaborazione con Affidea e i suoi medici. Vi ricordo che Affidea è il gruppo sanitario leader paneuropeo del settore, specializzato nell'erogazione di prestazioni di diagnostica avanzata, specialistica ambulatoriale, analisi di laboratorio, fisioterapia e riabilitazione, diagnosi e cura del cancro. Nella puntata di oggi parleremo di screening neuropsicologico, in cosa consiste e a chi si rivolge. Scopriamolo insieme. L'identificazione dei problemi cognitivi già dalle loro prime manifestazioni è fondamentale per attuare un efficace intervento sia terapeutico sia riabilitativo può aiutarci nel riconoscimento e quindi nel successivo trattamento un accurato screening neuropsicologico. Ne parliamo con la dottoressa Paola Savarino, psicologa e psicoterapeuta specializzata nella stimolazione cognitiva e nella valutazione neuropsicologica della persona anziana e nella consulenza psicologica presso il centro Fidea CDC di Torino. Ben trovata da Fidea El Sound. Grazie per l'invito. Dottoressa, in cosa consiste uno screening neuropsicologico? È un primo incontro con un potenziale paziente in cui attraverso un colloquio e la somministrazione di alcuni test appunto di screening, quali ad esempio il MOCA oppure il... L'MMS, quindi il mini mental, vengono esplorate assieme al paziente le principali funzioni cognitive, ovvero la memoria, l'attenzione, la capacità di calcolo. Oltre ad una osservazione delle principali funzioni eh, di, di vita quotidiana del paziente e la presenza eventualmente di problematiche eh, depressive o ansiose. Ci ha citato alcuni test, magari insieme entriamo un po' nel dettaglio. Come si svolge il MOCA test e cosa rivela del paziente? Allora, il MOCA è un, appunto un test di screening, è un test che viene effettuato carta e matita, per cui si propone all'utente di svolgere alcuni brevi compiti insieme, un piccolo compito di memoria, quindi memorizzare una serie di parole e poi provare a ripeterle, oppure alcuni calcoli, oppure provare a produrre una mh, lista di parole sulla base di una certa categoria. E invece come funziona il mini mental status test? Allora, è un test che invece viene proposto a una platea di, di soggetti sostanzialmente un po' più anziana, quindi dai 70 anni in poi, e serve ad identificare precocemente soprattutto le difficoltà amnesiche dei pazienti. Quali indicazioni fornisce questo primo passo, quindi questo colloquio più il test per una valutazione neuropsicologica del paziente? ci dà proprio l'indicazione dell'eventuale presenza di aree di criticità e quindi di difficoltà del paziente. In caso si, si presentassero appunto al test di screening, vale la pena allora di proporre al soggetto quella che è una vera e propria valutazione neuropsicologica in cui con singoli test si vanno ad esplorare più approfonditamente le singole funzioni cognitive, quindi vari aspetti della memoria, vari aspetti dell'attenzione. O vari aspetti del linguaggio. Dottoressa, ma a chi si rivolge lo screening neuropsicologico? Noi lo proponiamo ad una platea che parte dai 55 anni di età, perché è il momento in cui i primi segnali dell'invecchiamento cominciano a fare capolino e quindi funzioni, ad esempio la capacità di svolgere più compiti contemporaneamente oppure la velocità di elaborazione delle informazioni comincia un pochino a calare e allora può valere la pena di esplorare se si tratta di cambiamenti completamente fisiologici oppure se possono essere considerati dei segnali di allarme. Più no. avanti si va con l'età, più ecco. è, è importante questo tipo di, di screening, per cui ad esempio durante il pensionamento, che è un altro momento un po' critico delle persone, oppure poi verso gli 80 anni, che sono sicuramente un po' un'altra un curva importante del cambiamento psicofisico di chi invecchia. E poi una volta fatto questo screening neuropsicologico, quali sono gli step successivi? Allora, se la valutazione, se non è necessaria una valutazione ulteriore, è comunque possibile invece proporre all'utente dei percorsi di potenziamento cognitivo, proprio per andare a sostenere le aree che magari stanno un pochino scricchiolando e quindi prepararsi efficacemente al successivo invecchiamento. Se ad esempio ci sono invece ehm, aspetti ansioso depressivi legati a fattori di stress, si può proporre un pacchetto di, di di gestione dello stress per imparare a comprendere e a superare queste difficoltà. E infine ricordo che, comunque, in presenza di eh, aspetti depressivi, la psicoterapia continua a essere lo strumento d'elezione anche quando si invecchia. Certo, invece per curiosità, il potenziamento cognitivo in cosa consiste? Come si effettua? Consiste in una serie di incontri in cui al soggetto vengono proposti degli esercizi progressivamente sempre più difficili dal punto di vista proprio della, della complessità. Quindi si va a stimolare una singola funzione cognitiva cercando di portarla al meglio delle proprie capacità, in maniera che la persona possa poi utilizzare questa capacità migliorata all'interno delle sue. Eh, normali attività quotidiane. Questi esercizi vengono sempre accompagnati comunque da un percorso di psicoterapia? No, non è necessario. A volte è, è sostanzialmente utile soltanto questa serie di incontri in cui eh, il soggetto impara ad esplorare e a conoscere il proprio funzionamento affinché poi possa utilizzare queste nuove competenze alla, nella propria vita. Benissimo, ringraziamo la dottoressa Paola Savarino di Affidea CDC di Torino per questo approfondimento su uno screening importante per la nostra salute psicofisica. Grazie mille. Grazie a voi, buon lavoro. Non abbiate paura di rivolgervi a dei professionisti che si prendono cura delle funzioni cognitive ed emotive di tutti i pazienti. Alla prossima puntata di Affidea Health Sound.